Pronti ragazzi? Livello 2 di 3. Qui c'è un'altra abilità, la terza e ultima abilità esclusiva di questo gioco, introdotta appunto in questo gioco. È un altro laboratorio della compagnia di alieni invasori. E c'è un'altra abilità, ruota! Questa l'avete già vista, ma è la prima volta che la vedete qui in Planet Robobot. Curvando, facendo la sterzata così, aumenterete la vostra velocità. Io infatti ho sterzato di proposito. Per arrivare più velocemente qui. Allora, qui nel Red Laboratory. Questa musichetta è troppo bella. È un remix di Sky Tower del gioco Kirby's Adventure Wii, in chiave tecnologica, ovviamente. Ora, con ruota dobbiamo andare. Ci sono dei ruotacci apposta. Con ruota dobbiamo farci quattro sgommate in allegria. Attenzione a quei globi elettrici, vi fanno male. Se vi colpiscono, ecco, quando ne stanno così. Questo è apposta per l'abilità ruota, un adesivo raro. E continuiamo. Vedete, quando ci sono tutti questi terreni così, è apposta, proprio fatta apposta per l'abilità ruota. Ah, Waddle Dee Bandana, E abilità di copia. Questo significa che abbiamo a che fare con un mini boss. Ovviamente io, quando è possibile, scelgo sempre Elettro, ragazzi, perché è la preferita dagli esperti per combattere i mini boss. In effetti è vero. Miasmoroso. Sembra tanto Grimer dei Pokémon. Mach, ecco, no, Mach, no, Grimer, la soluzione Mach. Però delle altre cose, YouTube non tanto tempo fa ha cambiato ancora la sua grafica della home e tutto quanto. Beh, che devo dire, non sembra poi così male. Mi aspettavo di peggio. Come sapete, YouTube quando aggiorna le grafiche, c'è da mettersi allerta della serie DEFCON 5, perché, come sapete, gli amministratori sono dei disadatti mentali proprio. Non sanno fare una grafica come si deve. Peggiora sempre più YouTube. Ah, ecco la terza e ultima abilità nuova. Veleno. L'ho sempre voluta un'abilità veleno io. Sin da Kirby Topia all'attacco, praticamente. Per chi ha giocato a Kirby's Quick Squad, cioè no, per chi ha giocato, volevo dire, a Kirby's Adventure Wii, si sarà reso conto che l'abilità veleno funziona esattamente. Cuore, fiori, no, cuore, picche e rombo, va bene. Cuore. No, picche e fiori sono le stesse cose, è vero. Boh, allora cuore, fiori. No, è l'asso. Non lo so che cazzo sono nei giochi di carte, mamma mia. Eppure grazie a Shugo Chara avevo imparato un po' i simboli delle carte. Vabbè, lasciamo stare. Ah, ecco, dicevo, per chi ha giocato a Kirby's Adventure Wii, l'abilità veleno si sarà accorto che funziona esattamente come l'abilità acqua. Ecco, questa mossa in particolare è questa che la si poteva fare esattamente con l'acqua. Ok. Ho lasciato indietro un cubo codice, mi sa. Vediamo un po'. No, era il primo, ma meno male. Recuperiamo un po' di cibo. Dicevo, sì, l'abilità veleno funziona esattamente come l'abilità acqua di Kirby's Adventure Wii, specie questa mossa e la mossa principale, lo sputo velenoso. Va bene, il Robobot. Ah, ecco, quelle pozze velenose che rilasciate danneggiano i nemici. Nuova modalità per il Robobot, la modalità pietra. Possiamo colpire questa sottospecie di tir con rimorchio. Può tirare cazzottoni e ecco anche questa specie di schiacciata. Allora, va bene. Quello è un interruttore rosso, quindi per farlo dovremo prima far piazza pulita qui. E ora un bel cazzottone da questa parte. Un altro, vedete, si incastra perfettamente. Noi siamo ora liberi di prenderci questo cubo codice. Bene, secondo. Tir con rimorchio. Via. Dobbiamo continuare a colpire, ragazzi. Colpire ancora e ancora. Che volevo dire? Ah, sì! Io ultimamente ho la man. Ho la. Soffro. Cioè, sono vittima di una persecuzione di YouTube che mi mette le miniature poco interessanti. Ovvero, mi mette. O quando metto in pausa. Come miniature mi mette sempre. O quando metto in pausa.
o quando inquadro lo schermo inferiore o quando attraverso una porta, cioè con lo schermo nero. In Tomb Raider 2 mi ha messo sempre quando caricavo la partita o aprivo l'inventario. Ragazzi, veramente, io non ho le miniature personalizzate, penso a questo punto mai potrei averle. Quindi non so, devo per avere dei video cattivi un po' attenzione, devo magari sperare in una miniatura durante il gioco piena di azione. Invece no, mi mette sempre quando è in pausa o quando apro l'inventario. Ragazzi, una cosa così non è proprio possibile. Mamma mia, la sfiga proprio. Ecco, ora come non ho mai inquadrato lo schermo inferiore adesso in questi episodi, perché ho paura che YouTube mi metta come miniatura proprio quel microsecondo in cui inquadro lo schermo inferiore. E voi ora direte: ma Cosmo, non ho visto sinceramente nei tuoi video miniature che hanno di caricamento, perché ragazzi, potevo per fortuna cambiarle in alcuni, ma per altri casi invece non era proprio possibile. Mi venivano tutte e tre miniature in pausa con l'inventario, cioè la sfiga proprio. 13 minuti di video, YouTube cosa sceglie di mettermi come miniatura? L'unica frazione di secondo in cui metto in pausa. Ah, siamo a solo 6 minuti. Vabbè, direi di tentare un po' con questo livello, allora. Ah, musica dell'incrocio risoluzione. Bellissima. Tan. Oh, un casino! Ci sarà qualche ragazzina, ragazza da coniglietta sexy? No, scusate, lasciamo perdere. Smettiamola con queste cazzate delle ragazze vestite da conigliette sexy. Oh, qui c'è l'abilità circo, ma preferisco di no, sapete, è meglio veleno. Circo, come ho detto, non mi trovo bene, fa mosse un po' troppo strampalate e imprevedibile. In pratica, oh, aspettate. Ma affanculo, dai, volevo provare. Ecco, mangia il budino. Non mi ricordo, ah, ecco, vai, adesso ci... Vai, eccola! Bomba, questa non l'avete ancora vista. Aspettate adesso, quando ci troviamo da qualche parte buona per usarla, ve la faccio vedere. Magari quando c'è un mini boss, eh. No, vabbè. Niente mini boss, uffa. Dicevo comunque, ecco, la mossa di base di circo consiste nel rimbalzare avanti e indietro a casaccio, spesso finita in un burrone, quindi... Vabbè, la usiamo, dai, ecco. Premete B e... Balla bomba. Si poteva fare ancora più potente la mossa, comunque. Sto per finire l'energia, non va bene. Allora, qui intanto c'è un blocco nascosto. Ecco, fatto. Un'abilità di copia, se no non si va da nessuna parte. Ah, ecco, premendo giù Arciere si traveste, è vero. Da cespuglio, da blocco stella. Raramente potrà vestirsi da King DDD, mi sembra. E da Magolor, ecco. Che è il cattivo di... Dicevo, anche il cattivo di Kirby's Adventure Wii. Ecco, ho già fatto uno spoilerone. Ora, nel caso faccia Kirby's Adventure Wii, ciao. E qui ci sono dei dadi chiodati, attenti, fanno male. Molto male. Continuiamo. Occhio ai dadi. Vabbè, facciamo un fuoco, ecco, che non l'avete ancora vista per bene, fuoco. Siamo sullo sfondo. Merda. Ecco, ora possiamo passare. Un adesivo raro. Ma sti cazzo di cubi codice dove sono? Sto giocando a non so quanto da sto livello e non ne ho ancora trovato uno. Che cazzo. Oh, questo ragazzi è un oggetto strano. Vedete? Questo telecomando fa comandare un Kirby robottino sullo scenario. Ecco, noi infatti ora dovremmo muoverci in maniera un po' a prima vista strampalata. Fate attenzione, adesso il Kirby robottino è un po' più avanti a noi. Ovviamente non dovete fargli colpire i nemici e le insidie che ci sono sullo sfondo, sennò si rompe. Ecco. Qua dobbiamo saltare. Dobbiamo far scivolare lui. Aspettate, facciamo, camminiamo, ecco, ancora un po' per sincronizzare il tutto. Strana come cosa, come potete vedere. Così, ecco, vabbè, ora deve cadere di sotto per forza. Oh, un cubo codice, ecco, ce l'abbiamo fatta. Vediamo un po', è il... Ah, è il primo, che strano. No, non doveva inquadrare di sotto. Che cazzo. Allora, il fuoco può fare il soffio di fuoco caratteristico. Poi, scattando, ecco, può fare la meteora. Poi può fare anche... Vediamo un po',
La ruota infuocata, ecco, con giù, mentre siamo in aria. Sì, è meglio l'abilità fuoco qui. Con la meteora possiamo schizzare velocemente da una parte all'altra, perché qui ora mi ricordo c'è un cubo codice alla fine, ci propone da raccogliere in tempo. Eccolo là! Vai, secondo cubo codice. Alla grande. Vai, anche la vita! Oh, non ci resta che resistere un attimo. Siamo su una roulotte, come potete vedere. Vai, cannone è proprio venuto sotto di noi, grande. E... ho ancora i dadi, che palle. Lì c'è un robot intanto. Bene, adesso ci vendichiamo un po' di questi dadi di merda. Allora... ecco. Con i dadi, grazie al robot, possiamo tirare con il dado, dandogli un cazzottone. Ecco, abbiamo fatto 5, quindi ci danno 5 stelline. Se fate 1, ragazzi, non vi darà una stellina, ma bensì una vita. Quindi conta di più fare 1 che 6 con i dadi qui praticamente. Oh, la modalità spada, vai. Qui dobbiamo uscire per forza. Ma che cazzo? Speravo di fare in tempo, vabbè. Adesso ci vendichiamo. Cazzo, sta durando abbastanza questo episodio. Ok. Dobbiamo proseguire sullo sfondo, non c'è scelta. Dobbiamo rilasciare ancora il robot, sì. Qui sotto no. Vabbè, ce l'abbiamo fatta comunque. Kirby, vai sotto! Vai. Cavoli. Quindi tornare qui. Ok, adesso tiriamo con i dadi. Facciamo qualche tiro. Uno, perfetto. Quindi ci dà una vita. Qui c'è un po' di cosette. Bene. Siamo presi un adesivo. Sto livello nel casino è piuttosto lungo, e incasinato. 12 minuti e 7. Wow, modalità retro per il robot. Va bene, ragazzi. Direi di fermarci qui per questo episodio. È tutto, alla prossima.